E quindi a me l'onore di presentare il professor Suchard. Non ci sarebbe bisogno di presentarlo perché la fama lo precede, comunque ideatore dell'educazione personale globale. Assolutamente. Siamo tutti qua. Grazie a voi. Grazie. Per l'emozione mi sono dimenticato di presentare la relazione. Leggo qua. Correlati di neurofisiologici dell'educazione posturale globale, studio con stimolazione magnetica transcranica. Prego. Bene, grazie Diego, grazie per la presenza a tutti, persone che sono venuti da così lontano come Tiago, per esempio, che è il nostro presidente dell'associazione dei RPG del Portogallo. Grazie per l'IFI, grazie per questa bella organizzazione dei RPG. E allora dovete fare prova di un po' di immaginazione, perché questa conferenza normalmente doveva essere presentata da Maria Novella Pompa, che è purtroppo è di matrimonio, testimonia di matrimonio oggi, come la sua madre che doveva essere qui per fare il moderatore. Allora, con un po' di immaginazione, chiudete un po' gli occhi, sono Maria Novella Pompa con Giovanni, dinamica, vado soltanto a tentare di mantenere il dinamismo. Allora, in questa studia che è stata fatta a Santa Lucia, a Roma, grazie in particolare al professor Caltagirone e Massimiliano Oliveri, la persona che ha fatto il lavoro in realtà è Maria Novella. Io ho deciso dei muscoli che dovevamo studiare e delle posture che dovevamo utilizzare per vedere l'effetto delle posture. Questo effetto è stato giudicato con stimolazione magnetica transcranica, che ha la possibilità di sapere con messaggi non invasivi se siamo in tonificazione o in inibizione, e sapete che l'RPG ha come scopo l'inibizione della reattazione muscolare e di usare il reflex mitotico inverso, che conoscete tutti, è la base della metodica. Allora, 30 anni fa, l'abbiamo festeggiato qualche settimana fa a Buenos Aires, il campo chiuso, e oggi siamo al posto della ricerca con stimolazione magnetica transcranica. Qualche anni si sono passati, però per Maria Novella meno, per me di più. Allora, vedete una dimostrazione di efficacia dell'educazione posturale globale, e verificare l'aspetto inibitorio quando facciamo le nostre posture. Allora, stimolazione magnetica transcranica con potenziali evocati, e l'abbiamo fatto a livello dei muscoli dell'arte superiore e dell'arte inferiore, che sono stati scelti da me, però in un modo sufficientemente variato per offrire una possibilità di paragone sufficientemente variata. Allora, il principio della stimolazione magnetica transcranica, se non lo conoscete, lo vedete da un punto di vista tecnico. Allora, il primo stimolo è di bassa intensità e va a condizionare l'inibizione, il secondo la stimolazione. Allora, nelle curve che vado a mostrare vedremo che sono i tre primi punti che sono importanti, perché sono quelli che sono dell'inibizione.
Allora, la rieducazione postural globale è un metodo proprioceptivo di inibizione, bene, e che ha come scopo di trattare della rigidità muscolare. Io penso che anche per colleghi che sono qui, che non sono RPGisti, grazie per la presenza, io penso che lo sapete, fa qualche anni che è conosciuta la RPG e i suoi principi basici. Allora, la base è il reflex mitoiotatico inverso, con l'apparecchio muscolo tendinoso décolleté, e dopo abbiamo una inibizione provvisoria dei muscoli allungati, però questa inibizione provvisoria è evidentemente fatta per ridare dopo una forza attiva al muscolo, quindi di facilitare il movimento, perché un muscolo accorciato va a limitare il movimento e va a essere debole in realtà per causa della sua retrazione. Allora, qualche posture però che sono così conosciute che io penso che possiamo passare ad un modo rapido, e parleremo di più delle posture che abbiamo dovuto usare nell'esperimentazione di Santa Lucia. Bene, allora, 12 soggetti per l'arte superiore, 9 per l'arte inferiore, età 25-40 anni, durata 15 minuti per l'arte superiore. Allora là siamo stati condizionati per le condizioni d'esperienza, la disponibilità dei pazienti, e grazie al studio Loriga di Roma che ha potuto fare tutto questo lavoro, perché io sono sempre in giro, allora grazie. E 2 minuti, che è una cosa eccezionale per noi, perché in generale una postura ha una durata di una mezz'oretta. Quindi 2 minuti è stato un po' eccezionale per me, di vedere che possiamo con un tempo così corto arrivare a un'inibizione. E se dopo di 5 minuti la registrazione dei potenziali evocati. Allora, i muscoli registrati, bicipite brachiali, extensore radiale del capo e flessor lunare del capo. Bene. Allora, vedete, come ve l'ho detto, le curve che sono, i punti che sono interessanti sono nella fase di inibizione della stimolazione magnetica transcranica, quindi i 3 primi punti a sinistra. Allora, vedete che con il bicipite brachiale abbiamo avuto una fortissima inibizione, netta nelle 3 primi, Sonia, grazie, i 3 primi punti che sono della periodo di testimonio dell'inibizione. Dopo siamo in eccitazione. Continuiamo. Allora, flessor lunare del capo, vedete che a un momento, al secondo punto, il risultato non è così, non è stato così netto, però quando arriviamo al terzo punto abbiamo ancora una differenza estremamente importante, abbiamo potuto inibire in un modo notevole. Allora, l'extensor radiale, stessa cosa, il secondo punto non è così caratteristico, però il terzo è notevole. Allora, la muscolo registrato, bicipite brachiale, l'abbiamo detto, è una ripetizione, era in apertura delle braccia, una postura che usiamo in casi particolari, e in chiusura, e abbiamo avuto più inibizione nella postura di chiusura delle braccia, cosa che è perfettamente normale per tutti gli RPGisti che sono qui presenti. Bene. Allora, l'arto inferiore abbiamo cercato di registrare evidentemente
uno degli sottiliari, allora la scelta è stata del bicipite femorale, del gemello mediale, e come siamo in innervazione reciproca, quando facciamo l'inibizione d'un muscolo in retrazione facilitiamo l'antagonista complementario, allora abbiamo cercato di vedere l'effetto sul tibial anteriore quando facciamo un'inibizione del tricipite, e deve verificare questa cosa che è la base della nostra professione, un proprioceptivo di facilitazione o di inibizione, il proprioceptivo di inibizione, abbiamo la facilitazione del muscolo antagonista complementario. Allora abbiamo voluto verificare l'effetto sul tibial anteriore quando facciamo l'estiramento posteriore delle gemelli. Allora, il muscolo bicipite femorale è quello che ha dato il risultato assolutamente più spettacolare, una inibizione assolutamente spettacolare di questo ischiotibiale nella postura che avete già visto con la presentazione precedente, la postura che chiamiamo di ballerina, che vedete qui a sinistra. Grazie Sonia. Bene. Il gemello meno netto, però anche una inibizione, le tre primi punti sempre. E allora la grande sorpresa, e là sarà un piacere di rifare tutta la storia dei 30 anni di APG in realtà, è che abbiamo avuto una stimolazione del tibial anteriore assolutamente straordinaria, quindi l'inibizione posteriore è stata più modesta finalmente che la stimolazione anteriore quando abbiamo lavorato in questa postura di ballerina con o senza la pedana. La pedana, per i nostri amici che non sono arpeggisti qui, è destinata a fare un estiramento più importante del tricipite, perché facciamo un taglio più importante poco a poco della punta dei piedi. Allora questo è stato un risultato assolutamente sorprendente. Bene, allora il tibial anteriore, andiamo. Il tibial anteriore, la sua facilitazione con o senza pedana, in tutti i casi abbiamo avuto una più grande facilitazione dell'antagonista che dell'inibizione del muscolo che abbiamo allungato. Allora, evidente inibizione del bicipite brachiale molto importante, meno importante del flessor lunare del capo, cosa perfettamente normale per me, perché è un muscolo di una caratteristica tonica molto meno importante, però abbiamo voluto farlo entrare nell'esperimentazione per vedere le differenze, e la chiusura delle braccia è sempre più efficace rispetto all'apertura. Andiamo, perché io penso che siamo un po' in ritardo. Ah, vedete l'uso non di una pedana, allora una inibizione del gemello mediale, però una eccitazione che è stata una grande sorpresa per la differenza di eccitazione rispetto all'inibizione dei gemelli, dell'eccitazione del tibial anteriore. Allora a partire da questo momento Maria Novella, che è una professionista eccezionale, fa parte di questi giovani che sono entrati nella squadra di RPG questi ultimi tempi. Avete sentito parlare Emanuele, abbiamo Maria Novella, gli anziani sono ancora qui, meno male, però abbiamo anche la primavera delle giovani. Bene, allora una ipotesi per spiegare perché abbiamo più di stimolazione del muscolo antagonista che di inibizione del muscolo estirato. Vai, ti prego.
le sonore ipotese ante Maria Novella e io personalmente ho pensato a semplificare queste ipotesi perché nella ballerina che questa postura di flessione anteriore abbiamo diverse entrate di informazione, l'informazione plantare e in particolare siamo in un sforzo di stabilizzazione del tibiale anteriore e fa più di 25 anni, io penso, che abbiamo saputo che il tibiale anteriore è un grande responsabile dell'ossidazione della gamba per le prime sperimentazioni di vibrazione. Vi ricordate, stavamo giovani, quando abbiamo fatto vibrare il tibiale anteriore per modificare l'ossidazione delle arti inferiori. Allora è grande responsabile della stabilizzazione antero-posteriore della gamba. Allora ho deciso di fare una seconda sperimentazione e stavolta nell'una altra postura che mette in tensione anche i gemelli, però nella postura sdraiata. Allora se tu puoi mostrare, continuare a mostrare le differenze delle posture, vedete, una postura diversa. Tu puoi tornare indietro con la prima postura che è stata utilizzata, grazie, la prima postura che è stata utilizzata e che aveva ancora, secondo me, un carattere fisiologico ancora troppo importante e troppo dati che non potevamo separare, che sono entrati per fare un certo inquinamento dell'experimentazione. Allora, la seconda experimentazione è stata questa, qualche mese dopo, e allora, vedete i risultati, abbiamo avuto una bellissima sorpresa. Vedete, il bicipite femorale è sempre in inibizione straordinaria, però vedete, abbiamo una inibizione notevole del tricipite e anche del tibiale anteriore. Allora, la conclusione di questo per me è un'avventura di un metodo, perché all'inizio, a partire di una idea di constatazione, allora diciamo empirica, però logica, ma siamo arrivati oggi, ma ho cercato di costruire qualche posture logiche anche in funzione della fisiopatologia, però oggi è la ricerca che, d'un modo inverso, dice che finalmente una postura è più utile per inibire un polpaccio che un'altra postura. Allora, le cose che non hanno dato ancora, che avevano dato, ma non in un modo sufficientemente preciso, l'esperimentazione con i nostri pazienti, oggi siamo arrivati a un punto dove è l'esperimentazione scientifica che guida la nostra pratica e sappiamo che se abbiamo dei problemi della retrazione a livello delle gemelle, in particolare nelle patologie spastiche, nelle post-traumatici, eccetera, 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 siamo tutti rigidi delle polpacce, allora è meglio di usare questa ultima postura che avete vista, questa ultima postura che ha un carattere più inibitore del polpacce. Allora siamo in senso inverso, ora è la ricerca che ha la possibilità di contribuire a un'evoluzione pratica 30 anni dopo. Bene, allora 5 soggetti, che è una ripetizione, l'abbiamo già visto e io penso che sono in ritardo. Bene. Allora, la plasticità cerebrale,
avremo l'occasione di riparlare con la mia presentazione personale, perché là ho parlato esattamente meno bene come avrebbe parlato Maria Novella, e la plasticità cerebrale è una cosa che è in evoluzione in questi ultimi tempi, e lo viviamo in un modo quotidiano. Avremo l'occasione di riparlare di questo pomeriggio. Vai. Alla conclusione vi lascio leggere tranquillamente. Allora, sono evidentemente risultati preliminari, abbiamo altre grazie all'aiuto di Santa Lucia e dell'Università di Tor Vergata, ancora la porta aperta per delle nuove sperimentazioni. Abbiamo parlato molto al congresso di Buenos Aires con Paolo Pilastrini, e abbiamo delle belle progetti davanti a noi. Però la conclusione è che facciamo un'inibizione comprovata in RPG, che questa sperimentazione ha per me un valore un po' particolare, perché non è soltanto su risultati clinici, è una sperimentazione fondamentale di registrazione a livello delle potenziali evocati cerebrali. Quindi mi sembra che è forse un valore forse un po' più importante, e l'inizio di una evoluzione, non è l'inizio, fa anni che siamo in questa evoluzione, però di un'accelerazione, di un desiderio di verificare sperimentalmente le cose, e siamo dappertutto in questa direzione. Avete sentito parlare prima di me e ne parleremo di nuovo più tardi durante la giornata. Allora, scusa per Maria Novella Pompa, non ho il suo charme, però ho potuto presentare il suo lavoro. Grazie.